Buon pomeriggio a tutti da Toco Bacher. Oggi, come giovedì, studiamo giapponese insieme. In questa 28ª lezione continuiamo con i verbi. E come detto la volta scorsa, facciamo la coniugazione gentile, positiva e negativa. E facciamo anche i verbi transitivi e transitivi. Sono due o tre paginette, quindi un po' fitte e scritte, però sono tabelle tutte, quindi ce la facciamo a fare. Poi dopo facciamo i kanji. Alla fine facciamo sempre un po' il disegno di kanji. Allora, prima di iniziare, però, facciamo, controllo sempre se funziona tutto. Ora faccio, spammo un po' i link, i vari link. Vediamo se funziona il bot. Allora, vediamo un po', sì. Sempre così, non so perché, vabbè. Allora, questi sono i canali YouTube, appunto dove pubblico questi video che faccio qui. Quindi domani verrà pubblicato sul canale YouTube. Quindi, come metto sempre i link ai video che faccio, o ogni volta che faccio video qui su YouTube e su Twitch, il giorno dopo lo pubblico sul canale YouTube. Soprattutto queste qui le lezioni giapponesi, quindi le trovate lì. Dato che questo canale ancora non è affiliato, quindi dopo 15 giorni scompare qui il video su Twitch, quindi lo potete trovare su YouTube. Però mi raccomando, guardate, se potete guardatemi in diretta, se potete anche interagire meglio, potete farmi delle domande, insomma, durante la live. Però anche su YouTube, se volete fare delle domande, potete scrivere nei commenti, quindi fate dei commenti, fate. Poi c'è la pagina Facebook, dove metto appunto gli annunci quando faccio le live e le altre cose, se avviso magari se faccio o non faccio, o anche altre cose. E poi la pagina Instagram, dove metto le foto, e quando esco e vado in bicicletta, oppure anche altre immagini, altre foto, disegni che faccio, adesso metto un po' varie cose sulla pagina Instagram. Poi qui c'è anche il link al mio libro, pubblicato su, un ebook pubblicato su Amazon, lo potete acquistare se volete sostenere questo canale, quindi sono 5 euro. Quindi qui me lo spammo tutto insieme, dovrei spammarlo da solo, invece lo spammo insieme ai link. Oppure potete fare una donazione. Potete donare qui anche un euro, quello che volete, insomma, per sostenere il canale. Se volete sostenere il canale, potete fare una donazione qui. Oppure potete anche diventare follower di questo canale, quindi facciamo crescere il suo canale, che non costa niente, quindi così il canale crescerà sempre di più. E allora niente, adesso cominciamo, vediamo se funziona tutto bene. Allora, guarda un attimo, ritardo, dovrebbe essere di 4-5 secondi, adesso vediamo un attimo. Sì, 4-5 secondi. Allora, andiamo qua, dov'è che sta? Un attimo che apro il programma di scrittura. Il programma di scrittura è quello qua. Vediamo un po' se si vede. Ah, si vede, sì, si dovrebbe vedere. Vediamo un po'. Sì, si vede, ok. Allora, come vedete qua, coniugazione gentile, grado medio, come trovate l'altra qui su. Sulla grammatica che uso io, grammatica trascrivibile grammatica essenziale della parola di editore, e trovate il link sui video che pubblico su YouTube, e dovrei mettere anche qua su Twitch il link, però adesso vediamo, sono un po' lunghi come link, quindi comunque li trovate sulla descrizione di vari video che faccio, che pubblico su YouTube, li trovate i libri che uso, quindi potete andare a comprare su Amazon se mi interessa averli proprio sotto mano. Quindi la grammatica essenziale, ci trovate poi anche il dizionario italiano-giapponese e il dizionario di kanji, per disegnare, per imparare a studiare i kanji. Quindi qua c'è scritto appunto coniugazione gentile, grado medio, ci ho messo tra parentesi perché in un altro libro che ho usato anni fa per studiare era diviso in vari gradi, quindi la forma piana è il grado inferiore, la coniugazione piana, coniugazione gentile è il grado medio, e poi c'è anche il grado superiore che qui è messo molto più avanti nella grammatica, e sono le forme onorifiche qui su questa grammatica qua. Quando ci arriveremo, vedremo. Comunque, questa è la coniugazione gentile. Adesso metto la tabella. Allora, se prima scriviamo come c'è scritto qua, c'è appunto l'introduzione, vediamo. E dopo mettiamo la tabella che ho già preparata come l'altra volta. Ho fatto tabelle, perché se no qui ogni volta scrivo sempre tabelle. Allora, vediamo cosa dice qua. Intanto che vedete aperto il libro, come al solito, vedo che c'è. Il problema è che essendo un libro piccolo è difficile tenerlo aperto. Allora qua dice,
Un attimo che metto un po' più in giù, così si vede meglio. Ecco, è più accentato. Allora, la matita taglio, ecco. Allora dice, si aggiungono alla base indefinita B2 le voci dell'ausiliare MAS. Questo non viene mai usato da solo e segue quasi regolarmente la coniugazione dei verbi del gruppo di DAS, che abbiamo visto l'altra volta, potete andare a vedere su le lezioni precedenti. Quindi, sì, tra le precedenti quando ho fatto la coniugazione piana positiva ritrovate la coniugazione di das, quindi presente passato, e c'è tutto lo schemetto fatto. Ma questo lo scriviamo. Aspetta, vediamo, sta qui, devo fare troppo appiccicato qua. Allora, si aggiungono, aggiungono alla base indefinita. La base le abbiamo viste volta, qualche lezione fa, le trovate tutte appunto lì su, c'è la playlist di tutte le lezioni di lingua giapponese, le trovate sul canale YouTube. Alla base indefinita B2, le voci degli ausiliari MAS. Ausiliare MAS. Adesso scriviamo anche in Hiragana. MAS. Eccolo qua. MAS. Ah. Questo qua. Dov'è? Adesso. Adobe, ecco qua, MAS. MAS. Questo qua invece facciamo così. E questo qua invece lo scriviamo in corsivo. No, corsivo solamente. MAS, ecco qua. Allora, un attimo, MAS. Punto di qua. Io così, questo non viene mai usato da solo, cioè MAS. Questo usato da solo e segue quasi ugualmente. Quasi ugualmente. La coniugazione dei verbi del gruppo di Das. Dei verbi. Del gruppo di Das. Questo stesso facciamo in corsivo. Das. Ok, ora vediamo. La coniugazione gentile viene usata di regola nelle preposizioni principali, mentre in quelle secondarie si ricorre alla coniugazione piana. Pertanto, i modi condizionali e gerundio normalmente non vanno messi nella forma gentile, dato che si trovano in preposizioni secondarie. Quindi, appunto, i condizionali e il gerundio, quindi la forma in te, si lascia sempre la forma piana. L'eventuale uso della forma gentile in questi casi renderebbe il discorso ancora più cortese, quindi sarebbe una forma più superiore, ancora più cortese. Scriviamo anche questa, quindi la coniugazione. Vediamo il corsivo. La coniugazione gentile viene usata di regola nelle proposizioni principali. Proposizioni, cioè le frasi, posizioni principali. Principali. Mentre in quelle secondarie
Si ricorda la comunicazione piana. Si ricorda la comunicazione piana che abbiamo visto la volta scorsa. Pertanto, i modi condizionali e gerundio. Condizionale e gerundio. Gerundio. Normalmente non vanno messi nella forma gentile. Non vanno messi nella forma gentile. Dato che si trova in proposizione secondaria. Posizioni secondarie da re. Adesso faccio un po' le battute perché scrivo proprio velocemente, poi come ho detto l'altra volta uso la tastiera del computer portatile e i tasti sono un po' piccoli, quindi sbatto con le dita da un tasto all'altro. Allora, devo entrare in uso della forma gentile. Eventuale diventa maiuscolo. Eventuale uso della forma gentile. Gentile. In questi casi renderebbe il discorso ancora più cortese. Rendere il discorso ancora più cortese. Però cortese, ok, punto, no, risalvi qua, punto, ecco qua. Rivoltiamo ora la coniugazione positiva e negativa, dando un esempio per i verbi della prima classe, tabere, mangiare, b2 tabere, e uno per i verbi della seconda classe, caco, scrivere, b2 cachi, e dopo metterò appunto la tabellina. Allora, riportiamo ora la coniugazione positiva, lo faremo quella negativa, positiva e negativa. Negativa, tanto dando un esempio per i verbi della prima classe, verbi della prima classe, tabero. Tabere, mangiare, B2 tabi, e uno della seconda, la classe. Caco, scrivere, B2 cachi, che non sono i frutti, ma è appunto la forma indefinita, la base indefinita del verbo caco. Cachi. Adesso mettiamo qua. Allora, questo mettiamo in il prossimo, il tabello, caco, cachi, e questo mettiamo in grassetto, per distinguere, se no si confonde, mangiare e scrivere,
vediamo la tabella. Ah no, c'è un'altra postilla, allora, imperativo non è stato considerato perché in pratica non viene usato, salvo l'espressione "lascia in base", la prego di accomodarsi, proprio del linguaggio femminile. Di solito si utilizzano altre forme di cui si parlerà nella pagina 188-189, quindi c'è più là, ci arriva più là. Aspetta, quando è che 189 sì, un bel po' là. Siamo arrivati a pagina 100, 105, quindi molto più là. A questo punto non arriva a particolarità, più che non arriva. Allora, imperativo. Non è stato considerato. Stato considerato. Perché in pratica. Scusa, vai. Perché, ecco qua, in pratica, lo sto dando quando scrivo perché non c'è il correttore automatico. Ho staccato il correttore automatico perché quando scrivo le parole in giapponese mi dà tutto errore, quindi l'ho staccato, lo sto dando quando scrivo. In pratica non è stato considerato perché in pratica non viene usato. Viene usato. Salvo nell'espressione "lascia in base", la scriviamo in giapponese, c'è qua, un attimo, qui mi sto confondendo perché è scritto male qua. Qua è scritto Yashimase, poi in italiano è scritto Yashimase, è scritto male, hai battuto male, si sono dimenticati la lettera. Yashimase. Ecco qua. Qua è scritto Yashimase. No, perché questo sul libro c'è scritto in hiragana Yashimase. Poi in romaji Yashimase. Poi a parte la scrittura giusta è Yashimase, quindi hai scritto mai qua. Ma tutto male, un refuso, insomma, un refuso di stampa. Quindi via. Attimo, mi sono un po' incartato. Allora, lo schiamo perché non c'è la doppia S. Adesso va i sciai vasi, sciai vasi, ok, così, quindi ia sciai vasi, vediamo cosa è scritto bene, perché dai un cerco. Yasha i mase, sì, ok, si dovrebbe. Un attimo, sono un po' incantato. La prego di accomodarsi, sarebbe in italiano. La prego di accomodarsi. Darsi. Proprio del linguaggio femminile. Perché appunto in giapponese c'è anche un modo di parlare
prettamente femminile, cioè le donne parlano con la... spesso, non sempre, alcune parole vengono usate di più dalle donne che dagli uomini. La particolarità della lingua giapponese che nelle altre lingue non c'è. A meno che credo che non ci sia nessun'altra lingua, non sono sicuro, però nelle lingue nostre occidentali non c'è. Di solito si utilizzano. Altre forme. Forme. Di cui si parlerà. Qui metto più avanti perché appunto la pagina non c'è la pagina, quindi più avanti. Ok. Allora, questo adesso mettiamo lascia in base. Mettiamo il corsivo. E mettiamo il grassetto qua, per accomodarsi, appunto, la frase. Grassetto. Ok, adesso mettiamo la tabella. No, facciamo lo spazio. Adesso c'è la punta qua, la apro. Allora, quella positiva, eccola qua. Comunicazione gentile positiva. Come l'altra volta, qui non vedete niente perché l'ho messa in trasparente, adesso dopo li vedremo. 4C. Apro questa qua. 4B, eccola qua. Ma qua li viviamo, ecco. E questa, ah, poi ci mettiamo un titolo sopra. Coniugazione, maiuscolo, coniugazione positiva, sempre gentile, positiva, positiva, ecco qua. Coniugazione positiva. Adesso la vediamo. Allora, come abbiamo detto, le due parole, quindi taberu e kakimasu e kaku. Taberu e kaku. Allora, indicativo presente e futuro. Certo, la prima classe. Quindi sarà. Allora, colore. Ecco qua, tabemas, quindi tabemas, la prima classe, mentre la seconda classe sarà kakimas, la forma di quindi mas, kakimas, mentre il passato, sempre indicativo, no, indicativo passato, la prima classe sarà tabemashita, shin, non si sente, adesso io dico tabemashita, però la pronuncia esatta è tabemashita. Città, proprio l'H non si deve sentire, la I si deve sentire, quindi è città, tabe ma città. Vedete, qua giù è kakimashita, e questo è indicativo, poi condizionale presente e passato. Tabemashita, adesso poi non si usa però. Quando si vuole usare, si usa questa particolarità. Tabemashita, c'è la finale. Quindi sarebbe la forma più, appunto, più gentile ancora. Quindi. Invece la seconda classe è kakimashita. Mentre la forma in te, quindi gerundio, Tabemashite, quindi con il te, esempio il te finale, quindi invece di mashita e mashite, tabemashite. Invece la seconda classe è kakimashite. Queste due forme appunto condizionali gerundio, come ho detto prima, non si usano di solito nella forma gentile perché si usa la forma piana, essendo frasi secondarie. Se viene usato invece un appunto, rende ancora più gentile la frase.
quindi un grado più superiore della frase. Allora, questa comunicazione gentile è positiva. Ora vediamo quella negativa. Prendiamo un'altra tabella. Un attimo, controllo la cosa, è uscito qua. Cioè, niente, è uscito il messaggio sul computer. Allora, vediamo un'altra tabella. E quella. Ah, qua già c'è scritto. Stavolta mettiamo anche questo qua. Allora. Qua, questa è la tabella, ma questo togliamo che non mi più, ecco qua. Allora, comunicazioni, io ci ho messo gentile qua, però per distinguere, se no, mi dimenticavo, la togliamo, tanto si sa che qua è gentile, quindi comunicazione negativa, sempre da forma gentile. Quindi, prima classe, seconda classe. Questo ci ho messo io prima classe e seconda classe perché nella tabella qua che c'è sul libro non c'è, giusto per capire meglio. Allora, vediamo. Qua. Aspetta. Tabella. Ma che non c'è un altro pezzo. Mi sono scordato lo scrivo. Un altro pezzo mi sono scordato lo scrivo. Ecco, c'è un altro pezzo, mi sono dimenticato di scrivere. Qua c'è lo scritto poi, anche qua mi sono dimenticato di scrivere. Qua la tabella mi sono dimenticato. Ah, va. Quindi, Kakimasen, Deshita, anche qua. Deshita, ecco qua, mi sono dimenticato di scrivere. Quindi, indicativo presente, il futuro certo. La prima classe, questa è la negativa, tome masen deshita. La prima classe, seconda classe, kaki masen deshita. Invece il passato, allora anche qua, mi sono dimenticato di scrivere. Un attimo, controllo una cosa, l'avevo scritto. Mi sono dimenticato. Io ho fatto tabella, mi sono dimenticato di scrivere. L'ho fatta ieri un po' in fretta. Allora, e ma se come, ma se com'è? Ah, no, non ho evidenziato quello pezzo. Allora. Tave ma se. Aspetta, ma sono sbagliato. Ah, aspetta, che scemo. No, no, mi sono sbagliato io. Vabbè, è giusto qua. È qua che non c'è qua, dove stavo a fare. No, perché ho saltato una colonna, vabbè. È giusto qua, cosa. Dove vai a stare. Allora, prima classe, presente, futuro e tale, ma se, solo tale, ma se, perché decide il passato, infatti. Non ci stava a recapezzare. Allora, tale, ma se, e chiacchi, ma se, è presente e futuro, infatti. Passa, è negativo. Mentre passato è. Tale ma sei decida e Kaki ma sei decida. Scusate perché mi sono sbagliato perché appunto avevo fatto una tabella un po' diversa da quella che c'è sul libro. Mi sono un po' confuso. Infatti decida è il passato, è sempre passato. Decida c'è il ta, quindi è passato. Quindi questo è passato. Poi condizionale. Presente e passato qui insieme. Allora, ecco qua, c'è, ah, resta sempre fuori la prima lettera. Allora, tabe masen kereba, oppure tabe masen deshitaba, tra parentesi, mi si può usare pure, no? Deshitaba. Di solito si usa appunto questa qua, tabe masen kereba, che è la forma appunto quella di usata di più. Mentre qua, nella seconda classe, oh, kakimasen kereba, o kakimasen deshitaraba, quindi ba è punto facoltativo, senza tra parentesi.
E questo è il condizionale. Poi, la forma è gerundio. Vediamo qua, se no. Posso cosa tutta la parola? Sì, tra le base te. C'è il de appunto che è una. Sarebbe sempre te, però in questo caso dice te. Beh, eufonia. Perché tra le base te viene male. Allora si dice tra le base te. Mettiamo giù e cacchi ma sente la forma della seconda classe e questa è la forma negativa. Allora, vediamo che un attimo, se mai faccio un piccolo un attimo, faccio vedere tutto a un solo colpo d'occhio le due tabelle. Ecco qua, ecco qua. Un attimo, tengo qualche secondo. Alla conversione positiva, conversione negativa, gentile. E queste sono le due conversioni. E questo abbiamo finito. Adesso facciamo i verbi transitivi e transitivi. La seconda parte della lezione di oggi. Un attimo che, come al solito, c'è sempre il problema del computer qua, che si blocca. Io non so perché fa così questo computer, quello che uso per controllare la live. Un attimo, faccio subito. Vediamo un po' che è successo qua. So perché questo computer fa così, cioè. Funziona, però non si blocca. Si blocca il browser, insomma. Ah. Un po' se prende. E si ha pazienza. Tanto la live c'è, funziona quindi. Allora. E questa appunto è la coniugazione gentile. Qua giù, andiamo giù un attimo. Facciamo un'altra pagina. Dov'è? Lo trovi. Ecco qua, 16. Allora, andiamo pagina nuova. E qua mettiamo verbi transitivi e intransitivi. Allora, titolo. Allora. Verbi transitivi e intransitivi. Sapete la differenza tra i verbi transitivi e intransitivi? Quelli transitivi reggono il componente oggetto, quelli intransitivi no, appunto perché non transitano. Ah, adesso vediamo tutto. Qua non ci sono tabelle, tutto scritto, ci sono vari esempi, quindi vediamo degli esempi. Che è un po' di tempo che gli esempi vediamo pochi, perché tutte tabelle, quindi esempi di frasi pochi, vediamo. Abbiamo visto pochi. Allora, in giapponese vi sono verbi la cui funzione transitiva o intransitiva è contraddistinta da piccole variazioni nella forma. E quindi vediamo gli esempi. Allora, scriviamo in giapponese, qui, un po' piccolo però. Che ingrandisco un po', ecco qua, che l'ho ripicciolito prima. Allora, in giapponese, vi sono verbi, la cui funzione, transitiva o intransitiva. Transitiva o intransitiva. Transitiva. È contraddistinta. Distinta. Distinta da piccole variazioni nella forma. Dopo, adesso vedremo esempi di piccole variazioni nella forma e vediamo esempi. Allora, in qualsiasi caso facciamo una tabella qua perché si vede meglio.
Sì, facciamo due tabelle giusto per inquadrare meglio le frasi. Allora, 1, 2, 3. Ecco, qua scriviamo la frase e la seconda. Allora, Shigoto o Hajimeru, lui, è il sottinteso, comincia il lavoro. Invece l'altra forma è Shigoto ga Hajimaru, il lavoro comincia. Il lavoro, il sottinteso, il lavoro comincia, quindi il soggetto è lavoro. In questo caso non è, è transitivo, no? Perché la prima frase è lui comincia che cosa? Il lavoro, quindi la domanda che cosa è il complemento oggetto, quindi il lavoro. Allora, in questo caso è Shigoto wo Hajimeru. Lui è sottinteso perché si dovrebbe scrivere il complemento, il soggetto, quindi il pronome personale, il pronome personale, insomma. Lui sarebbe, no? Che già poi si usa mai perché si usa sempre. A parte i pronomi si usano quasi mai, però quando si usa watashi, cioè io, anata, tu, ma la terza persona si usa quasi mai. Ho fatto tutte le prime lezioni, quindi potete andare a vedere i pronomi personali. La terza persona sarebbe care, tipo care. Quindi sarebbe Kaiwa Shigoto Hajimeru, cioè lui comincia il lavoro. Però non si usa mai, quindi si usa direttamente. Quindi adesso si chiama frase giapponese, prima giapponese. Allora, Shigoto, che lavoro? Shigoto. Hajimeru, cioè inizia a. Kanji giusto, questo qua, sì. Hajimeru. Ora, bravo, scriviamo i romaji. Shigoto o Hajimeru. Hajimeru. Quindi, in italiano, tra parentesi, lui, sottinteso, comincia il lavoro. Comincia il lavoro. Qua mettiamo il passivo. Ecco qua. E questa è la forma transitiva. Allora, quasi mettiamo titoletto sopra. Aspetta, questo lo mettiamo qua giù. Lo spostiamo. Mettiamo qua. E aggiungiamo una riga. Ecco qua, mettiamo. Adesso lo metto io perché nel libro c'è, però così si capisce meglio. Allora, mettiamo. Vediamo frase con verbo transitivo. Transitivo. E qua mettiamo frase con verbo in transitivo. Così si capisce meglio. Frase con verbo intransitivo. Transitivo. Quindi questa è la forma transitiva. La forma intransitiva, invece, la scriviamo giapponese, è Shigoto ga Hajimaru. In questo caso Shigoto diventa direttamente soggetto. Quindi non c'è più il complemento oggetto. Infatti non c'è il wo, ma c'è il ga. Che wo è la particella che regge il complemento oggetto, no? Abbiamo visto le prime azioni, quindi le particelle dei vari complementi, mentre il ga è quello che regge il soggetto, quindi Shigoto, ga, Hajimaru, quindi cambia, Hajimaru, vedete che il primo kanji è lo stesso, Hajimaru, solo che Maru invece di Meru. Cambia. Quindi Shigoto ga Hajimaru. Hajimaru. In italiano il lavoro comincia, quindi il soggetto è il lavoro. Lavoro con il scritto male. Lavoro comincia. Comincia. Poi
Secondo esempio. Gakko o Oeta. Lui ha finito la scuola. Sempre lui sottinteso, quindi. La forma transitiva. Invece la forma transitiva è Gakko ga o Oeta. La scuola è finita. In questo caso proprio la scuola che è finita dal soggetto. Quindi scriviamo qua. Allora, giapponese. Allora, Gakko, che è la scuola. Gakko. Andiamo un po' se c'è. Oeta. 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 Gakko, diceva, l'ho allungata perché appunto è Gakko, quando si scrive Kou, quando si batte le lettere per scrivere il Yagana, diceva l'ho allungata. Gakko. Oeta. Oeta. In italiano, a lui. Lui. Ha finito la scuola. Ha finito la scuola. E questo è il corsivo. Ok. E questa è la forma transitiva. Mentre la frase con verbo transitivo, abbiamo detto, Gakko ga o waeta. Quindi cambia la forma del verbo. Ga. Kinoda. Allora, Gakko ga owaeta. Nome da kanji, perché? O io kanji. Ah, ma perché nome da kanji? Perché ora o qua e vabbè, avevamo così, dopo lo cominciamo o qua o schiamo qua, ecco qua o qua eta e ha scritto l'editor del computer, quindi lo schiamo a mano o qua eta. Quindi, aspetta, copiamo qua, sì, c'è bisogno di tirare fuori la O allungata ogni volta. Gakko ga waeta. Qua. Quindi, la scuola è finita. Andiamo qua. Quindi, la scuola è finita. Finita. Ok. Poi, ultimo esempio. Niku wo yakimashita. Ha arrostito la carne. Qui non ce l'ha messo lui in tra parentesi. Però non ce la mettiamo qui. Questa è la forma appunto transitiva. Invece transitivo è un'altra frase qua. Ah, ci ho messo un'altra frase. Kai no uchiwa yamemashita. La sua casa è bruciata. Ci ho messo un'altra casa, un'altra frase che sarebbe stata la carne. Perché si può fare, la carne si arrostisce da sola, quindi insomma, si potrebbe fare, però non essendoci i riflessivi in giapponese, poi dopo vedremo che i riflessivi in giapponese non ci sono, quindi ci ha messo un'altra frase. Quindi, allora, scriviamo questa. Niku la carne. Niku. Questo qua. Questo è il kanji della carne, Niku. Semmai dopo, quando fai i kanji, lo disegniamo. Il kanji della carne. Niku. Wo. Yakimashita. Yakimashita.
cosa incancrenirsi da quello. Non è questo. Qua c'è altro calcio. Ah sì, quello. È scritto in modo diverso però. Perché certe volte cambiano il modo di scrivere il calcio. Cioè il calcio scrive sempre quello, lo stesso modo, però il font, no? Cambia il font, quindi come cambia il font nella scrittura occidentale cambia anche in quella giapponese, quindi i kanji vengono scritti in modo diverso, secondo che fonte si usa. C'è una scrittura, un disegno un po' diverso. Quindi, Nikuo, Nikuo, Yakimashita, Yaki, infatti Yaki Nikuo è la carne rossa. Yakitori sarebbe il pollo rosso, no? Yaki vuol dire austriaco. Yakimasu, anzi. Ho scritto anche, quindi mettiamo sempre tra parentesi. Lui. Arrostito la carne. Ok. Questo lo mettiamo in corsivo. Adesso qua, altra frase intransitiva, che è diversa, però, come abbiamo detto prima. Kai no Uchiwa yamimashita. La sua casa è bruciata. È sempre lo stesso frase, quindi arrostire e bruciare è sempre quello. È lo stesso verbo, anzi. Però ha un significato diverso. Allora, Kai. Qua. Anzi, Kai no, che è l'aggettivo. Kai no. Kai no. E qua già c'è pronto. Ah. Kai no uchi, ecco qua, Kai no uchi wa yakimashita, quindi yakimashita, quello qua, yakimashita. Scriviamo il corsivo, quindi Kai no uchi, uchi è casa, uchi. Questo fa fastidio, vediamo. Unci qua. Yakemashita. Yakemashita. Oh, ah no, non mi ha dato. Così, ecco. Quindi, in italiano. La sua casa è bruciata. La sua casa. Casa è bruciata. Bruciata. E questa è la forma, appunto, è diversa, no? Dice di Yakimashita e Yakemashita, ce l'hai, cambia. Cambia pronuncia. Da qui si vede appunto la differenza tra i verbi che diventano da transitivo e transitivo. Allora, qua, vediamo cosa dice. Allora, come si è detto, i verbi riflessivi non esistono. A quelli italiani corrispondono in genere i verbi transitivi o intransitivi. Appunto, perché l'ha messo qua. In questa sezione. Allora, come si è detto, i verbi riflessivi non esistono. Cioè, quello dice proprio il giapponese. I verbi riflessivi non esistono. Riflessivi. Vabbè, si capisce il contesto, però. I verbi riflessivi in giapponese, aggiungiamo, se no qua si capisce. In giapponese non esistono. Esistono. A quelli italiani corrispondono. Gli italiani corrispondono. Che ho scritto qua. Gli italiani. Rispondono dai, non ci scrivo mai. Rispondono in genere verbi transitivi o intransitivi. Adesso vediamo esempi.
transitivi o i transitivi. 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 Allora. No, guarda qua. Vediamo, qua mettiamo la tabella anche qua. Allora. Sì, mettiamo la tabella anche qua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Ce ne sono 6 verbi, come esempio. Ok. Quindi, vediamo. Allora. Allora, svegliarsi. Svegliarsi. Ho scritto qua. Svegliarsi. Adesso prima di scrivere tutto l'italiano, poi mettiamo alzarsi, sì, lavarsi, lavarsi, vestirsi, vestirsi, nascondersi, nascondersi, e l'ultimo è rompersi, rompersi, rompersi. Allora, questo mettiamo in grassetto. Ok. E qua scriviamo la forma giapponese. E poi qua mettiamo i romaci. Allora, svegliarsi mewo samas, cioè aprire gli occhi. Letteralmente aprire gli occhi. Quindi ci sono delle forme particolari appunto perché non c'è svegliarsi. Allora, me. Me, è questo qua, occhi infatti, me, oh. Samas, samas, questo qua sì. Quindi, eccomici, allora, me, oh. Samas, samas, sotto, aprire gli occhi serve. Aprire gli occhi. Svegliarsi si dice aprire gli occhi. Già questo. Ok. Alzarsi e occhio. Occhio, qua non c'è traduzione, però occhio vuol dire appunto alzarsi. Un attimo che guardo una cosa. Ok, occhio. Poi c'è lavarsi. Allora, lavarsi si dice karada o arau, cioè lavare il corpo. Talmente. Appunto per specificare perché lavare che cosa, lavarsi, lavare il corpo. Quindi karada, karada, questo è il corpo, karada o arau, arau. Ecco qua, arau. Andiamo giù. Cada. Quindi lavare il corpo. Lavare il corpo. Vestirsi, non ho messo corsivo qua, ecco. Poi, vestirsi è
kimono o kyu, cioè indossare il kimono, che proprio chi kimono in generale vuol dire vestito, quindi. Qui dice indossare il kimono, ma kimono è la parola che si usa per dire vestito, quindi. In generale, come sake sarebbe, noi diciamo sake, ho detto un'altra volta, vai. Chissà che, noi diciamo sake, ma non è che si chiama sake, chissà che sarebbe l'alcol in generale. Hanno nomi specifici, quelli che noi chiamiamo sake. Che in Occidente si chiama sake. E kimono è lo stesso, kimono è l'abito quello tradizionale, però ha vari nomi, quindi kimono in generale vuol dire abito, indossare l'abito. Quindi, allora, kimono o kyu. Kimono. Kyu. Infatti, vedete, e il kanji è lo stesso. Kimono o kyu, perché mono sarebbe oggetto, quindi ki sarebbe oggetto che si indossa, letteralmente. Kimono vuol dire oggetto che si indossa, quindi vestito. Sarebbe dire, infatti, sarebbe dire come mi vesto con il vestito, sarebbe vestirsi. Ripetendo la parola, sarebbe indossare qualcosa che si indossa, insomma, un vestito, insomma, mi vesto con il vestito, sarebbe. E la ripetizione, insomma. Allora qua scriviamoci. Kimono, kimono, fa fastidio sempre. Kimono o kiu. La parentesi sarebbe indossare kimono. Indossare il kimono. Sarebbe da mettere in un'altra parentesi, della parentesi, vestito, vestito, doppia parentesi, abbiamo messo, perché kimono appunto in generale vuol dire vestito. Ecco, kimono, kyo. Poi nascondersi è kakureru, nascondersi, kakureru, andiamo, sottraiamo questo qua. Quello, sì, Kakureu. Qui c'è niente di specifico Kakureu, quindi nascondersi, vediamo cosa dice il dizionario. Ti dà un altro significato. Vediamo un po'. Kakureu. Nascondersi, soltanto se la vista, rifugiarsi, quindi voglio dire, Kakureu. Poi l'ultimo, rompersi, che è Komaeru. Questo qua? Sì, Komaeru. Così, Komaeru. Anche questo ha un altro significato oltre a rompersi. Che adesso non è che mi ricordo tutti a memoria, quindi devo guardare sul dizionario intanto. Allora, rompersi, guastarsi, vabbè, si chiama quello. Infatti con guasu è rompere, distruggere, guastare o rovinare, quindi il verbo deriva da con guasu che diventa con guareru, rompersi. Ok, questi appunto sono i verbi intransitivi e i verbi riflessivi che in giapponese non esistono, quindi ci sono questi verbi specifici. Questo modo specifico di dire che questi sono, più che verbi sono frasi, no? Quindi aprire gli occhi, lavare il corpo, indossare il kimono, quindi sono frasi. Delle perifrasi, no? Per dire una cosa se ne usa un'altra. Allora, studiamo qua, ci sono delle frasi. Ci sono anche degli esempi. Diamo esempi. Facciamo un po' di spazio, se no. Esempi. Adesso sentivo suonare l'orologio mio che suona, quindi. Allora, c'è una frase, vediamo. Kesa wa Sumetai mitsu de karada o arata. Stamattina mi sono lavato con l'acqua fredda. No, fredda. Quindi esempio. Allora.
sono due esempi. Mettiamo così. Allora, allora, chiesa, che sarebbe stamattina. Chiesa, non me lo dà. Ogni tanto non lo dà, non so perché. Non dà. L'Iragana, ha scritto già questo. Allora, chiesa. Qua, ecco qua, chiesa. Questo sì, chiesa. Questa mattina, questa è mattina. E questo è il kanji 7000, serve ima, serve adesso, quindi questa mattina serve. Questa mattina, quindi questa mattina. Qua, abbiamo detto. Sumetai. Sumetai. Non so se è giusto. Sumetai. Dai. Misu. Misu che è acqua. Dai, misu. Te. Qui ho usato. Ah, sì, io uso giusto. Niente, mi stavo guardando la frase. Canada o Arata. Canada. Posso mettere? Mette giusto. Ah, sì, ok. Cada guarda, foto. Adesso scriviamo i romaci. Allora, chiesa. Chiesa. Qua, cioè questa mattina. Sumetai misu, sarebbe acqua fredda. Sumetai fredda. Sumetai acqua. Sumetai misu. De. Che è il complemento di non mi viene il complemento di mezzo, ecco, con che cosa, con l'acqua fredda, con l'acqua fredda, te, cara, cara, o, atta, che è passato, atta, quindi questa mattina, stamattina, anzi, stamattina, mi sono lavato, sono lavato con l'acqua fredda, l'acqua fredda. Ok, allora aspettiamo evidenziare meglio. Allora, cara, ho alata qua, mi sono lavato, che punto è? Sarebbe, ho lavato il corpo, no? Come abbiamo visto prima. Quindi, stamattina ho lavato il corpo con acqua fredda. Sarebbe letteralmente. Poi, altro esempio. Senta cucchia, come la reta. Si è rotta la lavatrice. Allora, andiamo giapponese. Ma questo sì. Senta cucchia. Ho scritto male. Senta cookie, senta cookie, vediamo se lo prende. Questo qua, sì. Questa è lavatrice. Questi tre kanji qua, senta cookie, vuol dire lavatrice in giapponese. Ga. Kowareta. Sì, kowareta. Ecco. Quindi, senta, uki, ga, kowareta, kowareta, quindi si è rotta, rotta, lavatrice, tocchiamo ferro perché, lava. Quindi ho la punto di verbo usato per
poeta, sei volta, appunto, il riflessivo italiano che appunto già poesia non c'è, quindi si usa coaita. E quindi qua su coaita rompere, questo qua. Ok. Vediamo un po', abbiamo finito. Sì. E questi sono i verbi transitivi e intransitivi. Allora, la prossima volta vi dico subito, faremo uso di iku, kuru e uso particolare su. Sono tre verbi appunto che servono, insomma. Iku è il verbo andare, kuru è venire, quindi andare e venire. E poi c'è il modo particolare di usare su, che è fare. Uso particolare su, vedremo. Quindi questi tre verbi importanti. La prossima volta vedremo questi. Adesso facciamo un po' di kanji. Altro che tolgo tutta questa cosa qua e prendo il libro di kanji. Allora. Aspetta, ma mi sa che ho scritto male. Un attimo che... Infatti, ho scritto male qua. Senta, Rita, mi sono scritto. Anzi, senta Cookie. Ho scritto Santa Cookie. Un lapsus perché siamo in periodo, Santa Claus, mi sono scritto. Invece di scrivere Santa, ho scritto Santa. Siamo in periodo natalizio, quindi. Invece di scrivere Santa Cookie, ho scritto Santa Cookie. Allora, questo lo chiudiamo. Ok, questo lo chiudiamo. Ok. E apriamo il Paint per disegnare. Questo via. Adesso apriamo il Paint. Guarda che sta. Oh, qua. E segniamo un po' i kanji. Dove sono? E 5 e 7 minuti. Allora, vediamo se si vede. Non si vede. Disegno il kanji. Forse si vede. Ecco, adesso si vede, sì. Ora si vede. Ok. Adesso dovrebbe comparire un po'. Comunque io lo vedo. Allora, vediamo che cosa possiamo disegnare. Allora. Vediamo, disegniamo questa. Abbiamo questa adesso. Ima, come dicevo prima, Ima con, che è adesso. Adesso, ora. Presente attuale. Ima è la lettura kun, quella giapponese. E con la lettura on, quella cinese, con on, insomma, si confonde un po'. Però sono quattro tratti, quindi è facile come kanji. E così, ich, ni, san, yon, ecco qua, ima. L'ultima parte è venuta un po' male. Aspetta, lo facciamo perché è venuto tanto bene, ma l'ultima parte è venuta un po' male. Anche peggio. Ah. Io, ecco, adesso mi è venuto abbastanza bene. Quindi questo è Ima, che vuol dire adesso. Adesso scriviamo in Hiragana, come trovate l'altra volta, appunto, i kanji sul dizionario si trovano appunto scritti sul dizionario in Giappone, i giapponesi si trovano scritti di fianco ai kanji c'è la scrittura in Hiragana o in Katakana. Appunto per i bambini vi imparano, anche per i stranieri vi imparano il significato, la pronuncia della parola, più che il significato, la pronuncia della parola, come si pronuncia la parola, quindi poi quel kanji viene pronunciato, c'è scritto di fianco o in hiragana, se è la lettura di origine giapponese, o in katakana, se è la lettura di origine cinese. Quindi in questo caso è ima, la lettura di origine cinese, giapponese, quindi la lettura kun, e si scrive in hiragana, quindi i. Ima. Mentre la lettura in cinese è kun, konda, quindi la scriviamo in katakana. Ko, no, konda, quindi katakana. Adesso lo segniamo il kanji, se no lo ripetiamo una volta, non mi ricordo. Ecco, ho segnato. Allora, che altro c'è qua, vediamo. Allora, ka, la lucentezza o lo splendore. E lettura on, quindi e lettura cinese, e questi sono 10 tratti. Anche come kanji è abbastanza bello, anche perché non so se c'è
kanji in Giappone sono formatate, anche come si dice, c'è proprio la calligrafia, no? È mo molto più usata che da noi, gli italiani, con le lettere nostre, no? Una volta c'era la calligrafia che si usava anche da noi, però insomma scrive bella scrittura, la calligrafia vuol dire bella scrittura, no? Dal greco, calosgrafia, quindi bella scrittura. Quindi è sbagliato dire una bella calligrafia perché serve una ripetizione, si dice calligrafia e basta. I giapponesi sono formatati perché appunto sono quelle scritte proprio, sono quei pennelli scritti anche giganti proprio, su stoffa anche, mette anche appeso in casa, i kotonoma sono chiamati, mette, non fosse un quadro, quindi una scrittura con dei kanji, quindi è una forma d'arte. Allora, questi sono 10 tratti, ho detto ka, la lucentezza, lo splendore, vuol dire. Quindi san, Yon. Yon. Go. Mi è un po' storto. E poi qua chiudiamo. Mi è venuto un po' male. Quasi quasi lo faccio tutto. Lo rifaccio perché non mi piace, mi è venuto male. Lo rifacciamo qua. Allora. Facciamo meglio. Perché uso il mouse e quindi un po' difficile da reach. Sa. Yon. Mettiamoci qua, giù, è un po' meglio, è un po' meglio prima. Questo è ka, ka che significa lucentezza e splendore, scritto in katakana perché è la pronuncia cinese, quindi ka, così, ka, ecco, allora, la matita, ecco, poi vediamo che altro vogliamo segnare. Vediamo. Ah, questo è bello, anche questo è mai. Ban che vuol dire sera. Infatti, Konbanwa vuol dire buonasera. Adesso mi pare che non ho detto mai come si dice i giorni, no? Come si dice i saluti, quello che faccio magari la lezione apposta. In futuro farò una lezione proprio di dialogo, adesso facciamo solo la grammatica, però quando ho finito la grammatica potevo fare proprio i dialoghi. Si dice Oayo gozaimasu, che è buongiorno, proprio quando ci si sveglia, Oayo. Poi Konnichiwa, che è il normale buongiorno che si dice durante la giornata. Poi c'è Konbanwa, che è buonasera, proprio il giorno c'è Konbanwa. E poi c'è Oyasumi nasai, che è buonanotte. Di quattro modi di dire per durante la giornata come ci si saluta. E questo quindi è ban, che vuol dire sera. Allora, sono 12 tratti, è abbastanza lunghetto. Ban è la lettura ono, quindi cinese, luce cinese. Allora, ich. I. San, Yon, Oku, troppo attaccato, facciamo Oku,
Nana. Aci. Giù. Giù. Giudici. E giudici. Questa parte qua dovrebbe andare più, un po' più stretta, un po' più in su. Se la rifacciamo, guarda. E così viene molto meglio. Oggi mi sento un po' perfezionista. Allora, vediamo un po' se funziona meglio. No. Non è questo. È questo qua. Ogni volta che uso la gomma mi sposta sempre. È così questo qua. Allora, rifacciamo. Qua va scritto un po' più vicino, un po' più stretto, così. Allora viene meglio. Ecco, fate il posto un'altra cosa, viene meglio. Ecco, così era io. Questo è Banda, quindi sera, la sera. Scritto in lettura on, quindi cinese, in katakana. Quindi Banda. Così, katakana. Va, troppo corto. Va, no, ecco qua. Questo vuol dire sera. Poi vediamo che altro c'è. Ah, questo è uno dei kanji più famosi, credo. Questo, ma pensavo che l'abbiamo già fatto. Ah, sì, l'abbiamo già fatto. No, è Tai Kai. Tai Dai. È grande, vuol dire grande. L'abbiamo già fatto comunque. Non me l'ho accorto. L'avevo segnato, perché l'ho segnato in un punto che non avevo visto, l'abbiamo già fatto. Un attimo, faccio un po' com'è. Mi si blocca un attimo qua. Ah, questo niente, tu che prendo la gomma, ecco, la gomma, quella vera, no, quella del computer, lo cancello, che sennò le confondo. Ecco qua. Allora, questo Suki, che vuol dire amato, apprezzato, infatti Suki Tetsu vuol dire mi piace, ma che ti amo, anche se ti amo c'è proprio la parola specifica, però Suki Tetsu, quando dice Suki Tetsu mi piace qualcosa, mi piace qualcosa, dice Suki Tetsu, quindi Suki, Dai Suki vuol dire adorato, molto apprezzato, quindi Dai Suki, quindi Suki, scriviamo Suki. Ski, anzi serve, la uno si sente, quindi serve ski, ski test. Ma questi sono sei kanji. Suki è la lettura kudo, quindi giapponese. Allora, vediamo un po'. Così. Allora, qua. Aici. Sana e questo è Suki, che notate che i due kanji sono, e il kanji è fatto da due altri kanji, perché questa parte qua sarebbe donna, vuol dire donna, questo vuol dire figlio, quindi insomma, messo insieme forma questa parola che è Suki. Ah, poi c'è anche un'altra lettura, ho detto Ko. Ko che è la lettura Ono, quella cinese. Qui c'è la lettura giapponese che è Suki. Quindi si chiama Suki. Un attimo, qua c'è il computer che si blocca. Allora, Suki. Quindi su. Suki, questa è la lettura kudo, quella cinese, è cinese, giapponese, mentre la lettura cinese è ko allungato. Quindi qua non so se scrive ko o kou, perché non si capisce mai, quando è scritto con caratteri latini si capisce se è ko o kou, dovrebbe essere kou, perché di solito si scrive kou, quindi ko, è venuto un po' male, kou. Da leggersi Go,
Go, anzi, go, allungato, go. Però si usa sempre Suki, quindi principalmente si usa Suki. Poi, questo l'abbiamo fatto, Watashi. L'abbiamo visto varie volte, però l'abbiamo fatto. Watakushi Watashi, cioè io. Però la lettura giapponese, la lettura cinese è Shi, che vuol dire privato. Infatti, Watashi no, sarebbe mio. Significa mio, quindi. La mia cosa, dico, Watashi no. Quindi, si chiama Watashi o Watakushi, secondo la pronuncia. Si può dire sia Watashi o Watakushi. Di solito le donne dicono Watakushi e gli uomini dicono Watashi. Però è uguale, insomma, è tre cambiamenti. Allora, sono sette tratti. Allora, Ichi. Ni. San. E Nara. Watashi, Watakushi, adesso qua scriviamo. Scrivo Watashi, giusto per fare prima, che so. Tanto è uguale. Hiragana, quindi lettura cuneo in giapponese. Quindi Watashi. Già che qua è un po' difficile da scrivere, con il mouse. Allora. Mi è venuto malissimo, malissimo, malissimo. Facciamo. Perché qua è difficile un po' da scrivere. Allora, così, poi così, e così, viene un po' male, insomma, questa è qua. Guarda, oggi scrivo male. Guarda, sì. Guarda, sì, ecco. Questa è tua, appunto, giapponese, lettura cinese Shi, che vuol dire privato, infatti, perché Watashi vuol dire io e Shi è privato, infatti Shiritsu vuol dire privato, la parola Shiritsu. Quindi Watashi Tashi vuol dire noi, l'abbiamo visto quando ho fatto i pronomi personali, quindi è una delle prime lezioni. Quindi Shi, così, Shi. La lettura cinese. Dove sono? Vediamo, facciamo qualche altro kanji. Quel uomo è venuto malissimo. È difficile. Ah, ecco, Niku. Lo volevo fare prima. L'avevo visto. Niku, che vuol dire carne. La lettura on cinese, quindi. Niku. I Nikuman, infatti, sono i ravioli di carne, no? Al vapore, i Nikuman. Allora, sono sei tratti. Andiamo proprio giù. E schiamo Niku. Allora, così. Oh, che scrivi? Scrivi da solo. Allora, Ichi. Poi, Ni. La gabbietta. San. Yon. Go. E ho. È un dopo mai, però. Questo è Niku. Che vuol dire carne? Oggi scrivo un po' male. Allora, dico, abbiamo detto in lettura, lettura cinese, quindi in katakana. Ni, ku. E questa è carne. Dato che ci siamo, facciamo anche faccio pagare il pesce, il carne e pesce. Carne e pesce, il pesce si dice sakana o uo, si può dire sakana che uo, che è il pesce appunto. Sakana è la lettura kun, quindi è giapponese, lettura kun giapponese. Vedete, la carne c'è la lettura cinese, invece il pesce c'è la lettura giapponese, infatti anche perché la carne di solito si mangia più in Cina, il maiale o le cose lì. È venuta dopo in Giappone. In Giappone all'inizio la carne nemmeno si mangiava perché era considerata un po' impura. Dall'800 in poi si cominciava a mangiare un po', a mangiare anche la carne. Invece il pesce è tipicamente giapponese, da sushi in poi, quindi sashimi e varie cose,
si usa più pesce. Questi sono 11 tratti, quindi staccano. Adesso vedete che è più elaborato del canci della carne. Allora, San, Yon, no, qui andrebbe attaccato, ho scritto, lo facciamo, che andrebbe attaccato, San, Yon, questo va attaccato, adesso guardate, deve essere attaccato insieme, adesso, è attaccato, no, Yon, ci siamo, Go, Roku, Nano, e poi qua sotto Aci, giù, giù e giudici, ecco, e questo, perché questo però sarebbe da fare un po' più, poi facciamo, ho detto oggi scrivo, vai, oggi non viene tanto bene, questo va più piccolo, va fatto, allora, riprendiamo la penna, sì, ok, la chiudiamo, va fatto un po' più piccolo così, ecco, insomma è un po' meglio, e questa è sakana, pesce, quindi scritto in turakuri, quindi in giapponese, in hiragana, quindi facciamo sa ka, allora, come scrivo male oggi? Vediamo un po', allora, ecco, saka, no, adesso vediamo come scrivo, no, lo scrivo malissimo, allora, e col mouse, invece è venuto abbastanza bene, sakana, pesce, poi vediamo che altro facciamo, ah, questi, i hashi, i bastoncini per mangiare, sapete i bastoncini? Facciamo questo poi basta. I bastoncini che si usano appunto in Giappone, anche in Cina, però in Giappone si usano molto, per mangiare, i hashi, sono chiamati hashi, con l'H, hashi, e aspirati, quindi utilizzati per mangiare i bastoncini. Allora, sono 15 tratti, infatti è un kanji per davvero tosto, da scrivere, da disegnare. Allora, facciamo, se mi viene bene oggi. Allora, sano. Poi si ripete. Yon. Roku. Poi. Però infatti, beh, lo facciamo perché ho fatto troppo distante, più vicino. Allora, Nana, Aci, Yu, Giù, Luigi, Luigi, Giusa, Giulio, e Giugo, pensate qua, Giugo, ecco, questo dovrebbe essere un po' più largo, un po' fatto qua, però scrivo con il mouse, quindi con la penna è molto meglio, quindi questo è hashi, i bastoncini, che si usano per mangiare, quindi scritto così, in hiragana. Ah, oggi proprio, poi facciamo, oggi proprio non va, allora, ah, vediamo se mi viene meglio, ah, insomma, sì, 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 quindi i bastoncini che si usano per mangiare, e con questo abbiamo finito, intanto vi faccio vedere anche i canji quadrati così, e li vediamo tutti.
faccio vedere tutti. Un attimo. Ima, Ka, Bada, Suki, Watashi, Niku, Akane, Sakana, Eshi e Ashi, che sono i bastoncini. Ecco qua. Andiamo su fine. Ecco anche qua, che fa così. Ah, guarda questo. No, lo devo controllare. Sempre così, so perché. È un po' i giorni che si blocca, ma all'inizio funziona, poi si blocca. Il coso degli avvisi, di Streamlabs. Allora, niente, siamo arrivati alla fine, quindi anche oggi abbiamo finito le lezioni giapponese. Ma come detto, la prossima volta facciamo appunto questi usi, questi tre verbi, uso di iku, uru, e uso particolare su, quindi faremo più altri kanji, disegneremo kanji. Poi ci vediamo chi vuole, insomma, sabato prossimo, che gioco un po'. Faccio sempre questi giochi, videogiochi vintage, con l'emulatore di Sega Master System, quindi un po' di Sonic, un po' di Kenseiden, insieme questo gioco un po', adesso The Ninja ho messo un po' a parte, gioco Kenseiden che mi sembra abbastanza bello come gioco, voglio andare avanti perché non ci ho giocato quasi mai, quindi ai tempi quando giocavo, quindi ho tenuto lì, non ho giocato quasi mai, e poi niente, martedì prossimo facciamo, e torniamo con chi vuole. Vedere, parlare di manga e parlerò di un autore solo, quindi ho visto che c'è abbastanza anime, manga di cui parlare, che è Kazuo Kamimura, che è un autore molto famoso, che insomma, famoso, abbastanza, no, dico abbastanza famoso, però negli anni, fine 60, anni 70 soprattutto, perché e fine 60, tutti i 70, inizio 80, che è soprattutto famoso per Lady Snowblood, anzi, scusate, Snowblood, cioè Neve Insanguinata, che da cui è stato, che ha ispirato anche Kill Bill, quindi il film di Quentin Tarantino, dove ha detto proprio lui che si è ispirato in alcune scene, in alcuni parti anche a questo manga famoso, Lady Snowblood, che poi è stato fatto anche l'anime è stato fatto anche in live action, quindi anche una versione con autori proprio in carne ed ossa. Più altre opere, che ha fatto altre opere, alcune le ha fatte, sono disegnate con storie scritte da altri, alcune, molte le ha fatte anche lui, quindi ha scritto sia storie che disegni, però comunque vedremo che è un autore molto interessante. Quindi martedì parleremo di Kazuo Kamimura, un autore giapponese che purtroppo è scomparso un po' anni fa. E poi appunto giovedì sono le lezioni giapponesi e sabato giochiamo un po' di manga, cioè, manga giochiamo un po' di videogiochi vintage. E niente, ora ricordo qui c'è sempre il link del canale YouTube dove pubblico le live, il canale, la pagina Instagram, la pagina Facebook. E però abbiamo finito, sì, a posto. E quindi spero di vedervi, speriamo che questo canale che faccio, questi like che faccio siano interessanti, quindi facciamo crescere questo canale, quindi potete donare oppure potete anche, soprattutto far aumentare i follower, questo per far crescere il canale, dopo i soldi vengono dopo, l'importante è che cresca il canale, quindi facciamo aumentare i follower, quindi se vi piace questo canale diffondete, c'è questo Taco Bike quindi, che fa queste live, quindi sia questo che il canale YouTube facciamo crescere. E niente, allora. Un saluto a tutti da Taco Bike, alla prossima!